C'è chi lo chiama a funerale, c'è chi piange, che poi bisogna vedere se sono lacrime sincere. Ma io posso dirti tranquillamente che se sono contento io, certamente, per te dovrebbe essere una soddisfazione. Mi fanno ridere quelli che hanno paura della morte. Se tutto va bene riesco a portare a termine uno di quei lavoretti che mi tirano su. Lasciami un mese. Un mese mi serve. Ma si può sapere che razza di affare è? Cosa devi fare? Ma non è una cosa facile da spiegare. C'è un amico! Cazzo guardi. Saluto Raffa, ci vediamo. Telefoni quando stai un po' meglio. Ciao. Oh. Flavia! Ma cosa c'è? Che cos'hai? E tu hai ragione, perché l'incidente è stato provocato da uno che non ha rispettato uno stop. Ma vieni avanti. Già. È lui. Cosa facciamo adesso? Sta morendo? Portiamolo all'ospedale. Come l'ospedale? Ma come l'ospedale? Siamo qua, dobbiamo farlo fuori. Portiamolo all'ospedale. Ma dobbiamo farlo fuori, dai. Dai che non è malato di cuore che c'ha il pacemaker? Dai, lo stacchiamo, gli diamo un pugno sul pacemaker. Lo vuoi portare all'ospedale? Non è ancora morto, cosa facciamo? Dobbiamo far così. Facciamo così? Fermagli. Dai, dai. Togli un cazzo. Ma è già morto? Dall'altra parte il cuore, sulla destra, non sulla sinistra. Ma è già morto? È già morto? Tu la devi smettere di guardarmi come se fossi un assassino. Io a mio padre gli volevo bene. Gli ho permesso di risolvere un grande problema, un grave problema, gravissimo. Sono io. Sono venuto a trovarti. Non temere. Non ho nulla.
Nulla da rimproverarti. L'unica cosa che veramente ti posso rimproverare è di avermi tolto il piacere di collaborare con te. Sì, perché mi sarei divertito. Ma non importa. Ora divertiti tu.